Hello a tutti quanti, siamo tornati. Yes, yes. Fatevi sentire il vostro calore. Vabbè, scherzi a parte. Oggi facciamo un video su Rocket League. Dopo un po' di tempo, un bel po' di tempo, penso più di un anno che non giocavo Rocket League sul canale, perché comunque gioco normalmente. E niente, sono già due stagioni che non faccio più competitivo, ormai gioco semplicemente solo casual, perché parliamoci francamente, io non sopporto le competitive, perché purtroppo, essendo da solo, le due uniche possibilità che io avrei per poter giocare, insomma, in modo decente sarebbe o fare uno contro uno o fare solo standard. Però gli uno contro uno io non sono capace, sono scarso, proprio letteralmente scarso. Io posso essere massimo platino solo là, però, E invece a solo standard, cioè, chi bazzica Rocket League sa che solo standard sono non il male fatto a persona, inteso come comunque rank, no? Cioè, solo standard che incappi gente così a caso, e la maggior parte delle volte finisce sempre in tu fai schifo di qua, tu fai schifo di là, io non ho mai fatto niente di male, io non ho mai fatto niente di male di qua, cioè, capito? È un po' brutta la cosa. Quindi che cosa facciamo? Proviamo a fare 3 contro 3. Sperando che trova qualcuno. Nel frattempo facciamo un po' di pratiche. Piccola avvertenza, questo video non so se lo vedete domani, inteso, allora, lo sto registrando di sabato, quindi nel caso lo vedrete domenica, cioè domani. Non farò la live di domani, nel mio caso, cioè di sabato, perché sono impegnato, devo fare un'altra cosa e quindi non mi è possibile registrare o fare live. Quindi, conseguenza, nel caso ci vediamo direttamente martedì o se proprio di nuovo domenica. Dipende da tanti fattori, diciamo così. Che comunque a registrare non ci vuole niente, cioè metto un microfono, metto a giocare e giochiamo, qual è il problema? E le live invece è diverso, le live devo stare 3 ore. Poi il problema è comunque sia, adesso parliamo anche già che stiamo in tema, ho notato che comunque sia fare le live con una connessione come la mia, che insomma ha 7 megabit download e 300 kilobit a upload, insomma mi risulta quanto difficile. Detto questo, insomma, noi comunque le facciamo perché è bello, cioè a me piace fare le live. Intanto lo mettiamo a terra questo, ok. Lancia. È bello, eh. Bravo. L'ha mancata. Dai, che gol. Bravo. Iniziamo bene proprio, in modo profumato. La gente che manca la palla. Il tiro era così così. Però vabbè, oddio. Mancano 2 partite per essere rankato, quindi vediamo dove arriviamo. Dovrei essere almeno diamante 3, perché ho finito champ 1 qualche stagione fa. Ah merda, volevo fare il doppio tocco, ho sbagliato. Devo andare diretto in porta. Purtroppo io, non avendo amici con cui giocare a Rocket League, mi risulta alquanto complesso rankare in modo decente. Oddio, questo è... peccato. Peccato. Era un bel tiro. No? Vai, bello. Ah. Tiro di merda. Dicevo, rankato fino a champ 1, sarebbe campione 1 in italiano. Però diciamo che potevo fare meglio, adesso sto cercando di migliorare. Già essere a champ 1, insomma, per me è un grandissimo traguardo, essendo stato comunque diamante per un bel po' di tempo. Parliamo di, mi sa, dalla quinta stagione fino alla settima. La stagione passata sono arrivato champ. E questi però non roteano. Iniziamo bene. Vabbè, è normale. Diamante. Già è tanto se sanno giocare. Intanto gliela mettiamo così. Magari può andare con un altro tocco. E infatti, bravo. Per poco, per poco. Andiamo a disturbarlo così. Mannaggia. Mannaggia. Grazie. Vabbè. Ok. Ci sta. Ci sta il trend di fare autorete, funziona ancora. Madonna mia, che obbrobrio. Che obbrobrio. Mizzica, c'ha 204 ping quello. Come fa a giocare? Dovrebbe vedere tutto a scatto. Non ci provare, lo sapevo. Il problema
di diamante non è tanto le meccaniche, perché bene o male adesso essere diamante certe cose le sanno fare. Però sono lenti, cioè fanno le azioni, le fanno troppo lentamente. Ci mettono almeno più di un secondo di tempo di reazione. E la cosa, insomma, a livelli più alti, anche champ per dire, si nota proprio. Quando passi da diamante. Oh, merda, ho sbagliato. Quando passi da diamante a champ, cioè la differenza è palese, te ne accorgi. Voleva. Intanto tu muri, grazie. Grazie. Porta vuota. Va bene. Intanto si è fregato due boost questo. Rimango in porta. Che sono. Fa guai. Questo boost è pieno. Perfetto. Vai, 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 tira. No, non fa il fake. Tutta mia! Tutta mia, bitch! Gli voleva fare il fake. Poi si sono fakeati da solo, però, da soli. Sono dei geni, sono dei grandissimi geni. Mi interessa la cosa, mi interessa. Va bene, 3-0, prima partita, insomma. Non male, non male. Poteva andare peggio, poteva andare meglio. Per me, si intende. Intanto questo la rimettiamo così. E ovviamente si devono buttare. Cioè, sto io sul muro, no? Cazzo, vedi? Che cosa. Oh, sbagliato. Questo è gol. Oh, merda! Quanto cazzo di tempo ci ha messo per rimettermi? Magari qualcuno la prende. Eh no, non potevo fare molto. Cioè, potevo tenerla a terra, però effettivamente. Mi hanno fatto andare a me. Mi hanno fatto rischiare. Ecco, vedi, questo è un altro problema dei diamante in generale. Cioè, non escono dall'area. Cioè, rimangono ultra difensivi della Madonna. E non provano a pressare, non provano a fare. Oh merda, ha sbagliato. No, mannaggia, perché ha saltato. Devo stare fermo. Fammi andare in mezzo. Ah, vedi, si è ruotato. Oddio, là andava bene, ce lo poteva fare. Intanto facciamo così. Oh merda. Provato a mettermi il rebound per fare il doppio tocco. La lanciamo lunga. Yes. Easy peasy lemon squeezy. Oddio, era parabilissimo questo tiro. Però vabbè, il livello è quello che è. Lo comprendo. Andando, vediamo se riusciamo a prendere il boost. Dovrei riuscire. No. Ok. Merda, mi sono girato senza volerlo. No. Ok. Abbiamo dato fastidio. 5-0. Direi che, insomma, la partita è vinta. Mancano manco 30 secondi. 30 secondi. Non so parlare più. Mi si blocca la lingua. Mannaggia. Mia, 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 mia. T'ho detto mia, cazzo. Stavo arrivando tutto sparato. Che faccio, vado? No, non vado, non mi fido. Lo sapevo. Cioè, perché ti devi buttare da sotto se sto io là, pronto per andare sul rebound? Andando tutti, ti proprio schianti. Aspè. No. Ho pregiambato perché? Per quale motivo? Niente, 5-0, una partita, dai. Non c'è male. Penso ne farò 3. Yes, assolutamente. Diamante 3, champ 1. Cioè, come champ 1? Stai scherzando? Uno non, di quella caratura non può essere champ 1, dai, siamo seri. Non ne ha presa mezza, cazzo. Sono lentissimi, ma. So io che gioco più veloce o i champ 1 sono lenti? Dagli un po', seconda partita. Allora, siamo contro un altro pre-made. Vediamo un po' come andrà questa. Se i miei compagni non fanno i co. Oddio no. Iniziamo proprio in modo profumato.
Bel tocco, bel tocco. Che fai? Ti levi? Manco per le palle, vero? Questo è gol, dai, questo è gol. Sì. Era palese. Era palese perché hanno fatto double commitment. Sono andati in due su una palla piuttosto che uno stava in porta e l'altro andava a toccarla. Purtroppo questo è un grosso problema, che hanno anche perfino i green chap. Non sanno ruotare. Non sanno ruotare. Cioè, quando Rocket League, se ci pensi, è un gioco di una semplicità assurda. Che l'ho provato a dare fastidio, infatti ci sono riuscito. Aspè. Non posso andare, vedi, perché sta sotto. Aspetta. Lo sapevo. Vai, bello, eh. No, vabbè. Grazie. Ok. Là, non lo so, ho provato a fare qualcosa perché sembrava in difficoltà mio compagno. Ho provato a dar fastidio. Aspetta. Cosa? No, vabbè, è lag, bello. Vabbè, e allora sei stronzo, di la verità. Che palle! Mi levano sempre la palla, sempre. Non si leva. E te pareva. E la palla rimbalza, aspetta. Fammi tornare in difesa, va. No, non ho preso mezzo bustino, dannazione. Ok. Qua mi posso fidare? Merda, stavo per fare un doppio tocco della vita proprio. Io seguo, però non so cosa fare. Merda. Dai, ma vatti più avanti, non aver paura. Ok. Bella, hai visto? Ci voleva tanto. Sto giocando di merda, però... È sempre così, quando registro gioco sempre di merda. Ci fosse una volta che gioco bene, no? Tolto, vabbè, Rem Royale. Che vabbè, ci sta, là, devi giocare tranquillo. Però quando devi parlare... E poi, intanto... No, ho sbagliato, porca... Porca bubbana. Questo è mio. Che cos... Ah, io mi odio un po', però, nel mio cuore. Tanto non ho segnato, a quanto pare. No? Come no? Cazzo, la palla sembrava dentro. Aspetta. No! Mamma mia, che schifo! Che schifo! Madonna, ma perché sto giocando così male? Censura, censura, censura. Oh, vedi? È nessuno che ci stava là sul rebound, giustamente, no? Nel caso sarebbe successo rebound. Dai, tira! Oh, cazzo. Mo' iniziamo a giocare serio. Qua bastava solo aspettare che la palla toccava a terra e... PUM! Non ci posso andare. Questo me lo alza. Sì, infatti. E là no. No! Io dico una cosa però. Se tu... devi stare fermo in porta, a sto punto dimmi che la palla è tua, io mi levo dei coglioni. E di nuovo, vedi? Dimmi che la palla è tua e io non la prendo, no? Perché devi costringermi... Ok, mi ha levato il... no, vedi? E vedi allora che sei stronzo. No, Ok, l'ho dovuta toccare per forza. Almeno abbiamo un tentativo. Dai, che questa si alza. Vabbè, ovviamente la mancava. Cioè, io devo tirare tutto storpio perché devo pure evitare il mio compagno. Perché se lo prendo... non ho boost, però, porca puttana.
Che potevo fare là? Oh, porca. Io non devo. Oh. Vai, bello, vai. Merda, è caduto il microfono. Questo mi sa che lo metto nel video, perché mi è caduto il microfono in mano. Porca troia. Porca, lo sapevo. Tirato malissimo tutto storpio. No, merda, stavo per fare un dunk. Mamma mia. Leati. Oh, meno male. Non avevo boost, è rimasto senza. Sto giocando di merda proprio comunque, di merda, porca porco cane. Non registro nemmeno. Are we being a little salty? Che faccio, vado? No. Allora sarai stronzo, è già la terza volta che ti metti da davanti. Bravo. Alza, alza, tieni alta, tieni alta. No, non fatela cadere, non fatela cadere. No, vabbè. GG. G-fucking-G, motherfucker. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Un'altra partita vinta. Questi sono cembo. Ho un cembo 2 addirittura. Vabbè, ci sto. Ci sta, giocava più veloce, si vedeva. Però mancava anche lui la palla, eh. Minchia, persi cembo 2. Ecco qua. Terza partita e la ultima. L'ultima dell'episodio. Ok. Vabbè, sarei stronzo. Bravo, bravo. Vedi che la mette a terra. È bravo. È un bravo uomo. Prendila, prendila. No. Levati. Sembra la stessa storia. Questa, questa rimbalza, rimbalza, sì. No. Va bene, va bene. Effettivamente non dovevo farla quella cosa. Oh, merda. Sono andato per toccarla piuttosto che. È in porta? C'è qualcuno? Vabbè. Ovviamente in porta non ci deve essere nessuno. Cioè, ci mancherebbe che in porta c'è qualcuno. Quell'altro. Piuttosto di andarla a toccare, no. Oppure andarsi a mettere in porta. Ha preferito. Sì, va bene. Vai, bello, vai. No, vedi che non ci credono. Non ci credono su queste pa. Porca troia. Ah, dai, è sempre lui, Dai, cioè io la tocco per niente, sta cazzo di palla. Che si fa? Grazie, arrivederci. Oh Gesù Cristo, non è possibile. Già vogliono forfettare. Grazie al cazzo che vuoi forfettare. Scusami un attimo. Se voi andate in due su quella palla, siete dei coglioni. Cioè, roteate, Cristo. Allora dovete dire come si fa. Cioè, tocca di uno e mezzo e tira, tira. Dai. E se però non la devi manca. Tu muri in frattempo. Già mi ha rotto i coglioni. Oddio. Allora, non l'ho voluta toccare perché. Mamma santa. Queste cose succedono perché. No, vai. Voleva lui intervenire sulla palla.
Vedi, questa, quella rotazione ho fatto io è stata buona, perché mi sono messo da davanti, vedi, gli ho dato fastidio. Questo bisogna fare se volete. No, non, io non forfeto, assolutamente no. Cioè, perché voi volete, non vi trovate bene per cazzi vostri, perché siete due coglioni, e adesso dovrei forfettare per far contento a uno dei due. Minchia. Vabbè, però, cioè, siete scarsi. Cioè, siete proprio scarsi. Abbiate pazienza. Dov'è l'altro compagno? Guardalo. Quando succedono queste cose, si copre sempre il primo palo. Non si lascia mai il primo palo aperto. O perlomeno stai al centro della porta. Perché se succede un passaggio in mezzo, come in questo caso, devi già stare pronto lì lì per intervenire. Adesso, perché non ha potuto forfettare? Vedi, pure i tocchi non sono, non sono dei migliori, cioè è tutto sbagliato. Sai che c'è, vado a dare fastidio. Oh merda, ho mancato. Preso. Ok, però ti devi lavare prima. Ti devi lavare prima. Ok. Pezzo di merda. Beh, vabbè, ci sta, però non mi incazzo. Le demo ormai sono cosa. Vabbè, io però. Io voglio anche tirare, però abbi pazienza. Uno se ne viene tutto sparato, no? E ho sbagliato. Ho sbagliato. Niente, non sto concentrato. Non riesco a essere concentrato. Sto facendo errori veramente che di solito non faccio mai. Ok. Uno l'ha toccato. E come faccio ad andarci? E questo mi ritiro, giustamente. Vedi che vanno in due sulla stessa palla. Io non dico niente, però. Oh, per poco il dunk. Muri. Perfetto. Io ho 12 boost, eh. Ho 12 boost, coglio. Tira, 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 tira. Zero finte, zero niente, bro. Ovviamente devo rimbalzare. BTH, vabbè, trash si è capito, però che vuol dire BTH? Vabbè, sono pro loro, capiscono tutto loro, giustamente. Vabbè, direi che questo era tutto per questo episodio. Ditemi se può piacervi il ritorno di Rocket League. Mi raccomando, vi metto qui anche un bel bannerone grosso quando una casa. Da non molto parliamo di domenica scorsa, ho già iniziato a fare le live su Twitch. Le live sono il martedì, il giovedì e la domenica. Ovviamente io ho scritto sempre sul banner, però può sempre capitare, adesso che non la faccio per un motivo o per un altro, come già vi dissi prima. Le live sono dalle 8 fino alle 11, però l'orario potrebbe variare. Che vuol dire? Se vedo che un giorno magari, che ne so, martedì, giovedì o la domenica stessa, non vedo tanto movimento, oppure io non mi sento tanto, perché può anche capitare, e potrei anche decidere di chiudere prima la live. Ovviamente mi prendo io tutte le libertà, giustamente. Vabbè, detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao cari, ciao cari, ciao cari. Pusillanimi.